Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi, la produzione, però, contro di lui non ha prove. Questa terza puntata dell'Isola dei Famosi non poteva non aprirsi senza trattare l'argomento di cui tutti hanno parlato questa settimana, Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e Donne ha o non ha fumato marijuana? Quelle di Eva Enger sono accuse fondate o, invece, non c'è nulla che conferma quanto detto dall'attrice. Francesco Monte, intanto, ha deciso di lasciare il programma perché, stando da quanto da lui stesso spiegato in un video mostrato durante la diretta, la sua intenzione è quella di tutelarsi in Italia e nelle sedi opportune. A parlare invece a nome di tutta la produzione, stasera, è intervenuta la padrona di casa, Alessia Marcuzzi. Francesco Monte ha fumato marijuana. Parla Alessia Marcuzzi. Quanto detto e affermato in diretta la scorsa settimana da Eva Enger, ha spiegato la Marcuzzi, di fatto non sarebbe dimostrabile da alcun video in loro possesso. La produzione del programma, infatti, dopo aver esaminato attentamente i filmati, non avrebbe constatato nessuna infrazione o violazione del regolamento. Lo staff presente sull'isola, ha aggiunto poi Alessia, non opera come quello del Grande Fratello. Non ci sono infatti telecamere che riprendono 24 su 24 i ragazzi. Al momento, comunque, il materiale in loro possesso sembrerebbe non confermare la tesi della Enger. Allo stato attuale delle cose, perciò, vale la parola di Eva contro quella di Francesco Monte. Isola dei Famosi, ecco perché Francesco Monte ha deciso di lasciare l'isola. Ho deciso di tornare a casa per tutelarmi, ha detto Francesco Monte prima di dire addio alla sua isola. L'ex tronista, inoltre, ha aggiunto anche di voler tornare per stare vicino ai suoi familiari che, probabilmente, di questa cosa ne staranno soffrendo. Una cosa però è certa, viste le premesse, Francesco Monte avrà pure lasciato l'Isola dei Famosi così come Eva Enger, ma, di fatto, lo scontro tra i due sembra essere appena iniziato.